sempre la preoccupazione di non chiudere mai come un volume, ma di qui in altro modo di creare un vuoto che appunto serve a percepire maggiormente la continuità dello spazio anche nei passaggi dello spazio sotto questo ombrello del soffitto dipinto che vuole sottolineare uno spazio unico alla fine, no? Questo mm-hmm. appartamento in realtà è uno spazio unico dove si può girare in tondo, si può entrare per tutto il bagno, si può qui si di nuovo si riconfigurano. E questi volumi bassi, che sono i volumi delle armadiature, in realtà appunto appunto perché sono più bassi del soffitto, no, contribuiscono a sentire il tutto come un labirinto continuo sotto il soffitto colorato. A quadri colorati. E poi a un certo punto non solo non basta più il soffitto con i riquadri colorati, ma addirittura c'è l'intervento della luce, dei luciardari. Perché per questo uno si domanderebbe anche, ma perché un luciardario qui quando c'è una serra subito lì che dà tutta la luce possibile? È sempre un altro escamotage per mostrare come questo soffitto in realtà può essere anche in favore del colore, non basta, ci vuole la luce. Sì. E quindi la luce attiva un po' il colore. La luce attiva il colore, certo.